Allora, innanzitutto buongiorno a tutti voi, grazie per essere qui, grazie particolare di divulgare breve. Noi abbiamo questa conferenza stampa, da un lato per con orgoglio informare la e soddisfazione la cittadinanza di quella che sarà la serata del 16 di agosto, che riveste una la storia e la il giusto riconoscimento ad una persona che ha deciso fortemente l'amministrazione per dare un contributo notevole. Ovviamente mi riferisco al dottore Princi, che è qui alla mia sinistra, che ha avuto il coraggio e la volontà di investire, quando dico investire non dal momento che si tratta, come andremo a dire di qui a breve, di uno spettacolo davvero di livello, ma investire in tutti i sensi, nel senso un bel rapporto di collaborazione, di sinergia che sono sicuro porterà dei grandi risultati per Palmi sotto ogni profilo, e li porterà anche in futuro. Credo e spero che sia così, credo che l'amministrazione possa, ma quando parlo di amministrazione parlo di città di Palmi, non solo debba essere grata al in Palmi, vuole investire in Palmi, noi abbiamo arricchito l'offerta culturale del programma estivo, egregiamente coordinato dall'assessore Perelli, che qui alla sinistra, la dottoressa Garipoli, che è la dirigente del settore turismo, che hanno veramente lavorato in maniera alacre per uscire come mai nella storia di Palmi con un calendario già dei primi di luglio, nonostante, bene precisarlo, le con riferimento particolare abbiamo deciso di optare per una sorta di cambiamento, perché come sapete solitamente la serata del 16, che è la serata di San Rocco, probabilmente insieme alla Varia, poco più, poco meno della Varia, rappresenta la festa più importante della città di Palmi, e solitamente eravamo abituati ad avere il classico più o meno noto cantante che ti occupa e ti impegna tutta la serata. Il cantante potrebbe piacere o non piacere, comunque attraeva i cittadini di Palmi e non di Palmi, con critiche, con complimenti, però che io ricordi, cioè da quando ero bambino ricordo sempre questo paradigma, diciamo, della sera del 16. Quest'anno abbiamo voluto in parte rischiare, perché abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso, che siamo sicuri troverà l'accoglimento del pubblico e di tutti quei visitatori che avranno piacere di venire a Palmi, perché abbiamo optato, vado sul generico perché poi vorrei che fossero altri ad entrare nel dettaglio della serata, per una sorta di quasi kermesse musicale, diciamo sì. Così, dove ci saranno diversi e tanti cantanti che si esibiranno in una piazza prestigiosa, qual è quella di Palmi, con tutto ciò che comporta anche dal punto di vista dell'evidenza e del risalto, con due presentatori anche, voglio dire, d'eccezione. Quindi noi mi sento di dire che non deluderemo assolutamente, né sotto il profilo qualitativo né sotto il profilo quantitativo, nel senso che davvero sarà una serata impegnativa, impegnata, incalzante, che troverà il gusto e risponderà al gusto di tutte le persone. Io non dico altro nel merito della serata, perché vuol dire, e credo che sia anche bello lasciare un po' di mistero sia su chi vorrà esplicitarlo, sia soprattutto su chi parteciperà dal vivo e potrà godere di questo spettacolo. Io mi sento di dire che davvero la città di Palmi è grata al dottor Princi, perché ha creduto e ha voluto donare, perché di questo si tratta, la città di Palmi, una serata di così alto profilo, sia, ripeto, per il numero di cantanti che ci sono, di presentatori, tutti gli spettacoli che ci saranno, sia soprattutto per la qualità, perché stiamo parlando di un qualcosa di veramente importante che Palmi accoglie per la prima volta quest'anno, e anche per noi rappresenta una sfida. Ma sono sicuro che questo è solo il primo passo di una collaborazione che ci porterà negli anni a raggiungere davvero dei traguardi importanti e portare Palmi in alto a livello di visibilità nel palcoscenico addirittura regionale.
Quindi grazie. Grazie a voi, dottore Raffa. Illustro dottore Raffa. Allora, intanto buongiorno anche da parte mia. Quando mi hanno proposto di fare il moderatore in questa conferenza stampa mi sono chiesto ma che c'entra un giornalista sportivo con un evento musicale. Poi siccome ognuno di noi ha sempre dentro la libidine della notizia e la curiosità, ho detto beh, andiamo a vedere, vediamo che cosa non so di questo grande evento che state preparando per il giorno di San Rocco. Tra l'altro qui so che c'è una grande tradizione, perché San Rocco, attraverso la chiesa della Immacolata, è il santo preferito dai cittadini di Palmi, perché mi pare che abbia guarito da una carestia o dalla peste, se non sbaglio, intorno al 1600, se ricordo bene, quindi una cosa veramente importante. Ecco, poi ho accettato, ho detto, beh, vediamo che cosa non so ancora di questo evento, perché la curiosità è sempre innata. Per cui intanto mi incuriosiva la definizione che avete dato, cioè music, primar music talent, che vuol dire talento musicale originario, cioè il talento emergente, no? Mi pare che la traduzione letterale sia questa. E poi è un evento che ci sta bene per la storia, penso che a Palmi, che ha dato i natali a grandi musicisti come Cilea, come Nicola Manfroce, ha dato i natali anche a un grande letterato come Antonio Altomonte, se non sbaglio, che ha scritto Leoni da Repaci, al quale è intitolata anche la casa della cultura, vincitore di numerosi premi letterari e di poesia in Italia, e quindi direi che ci sta proprio bene tutto questo. Per cui ho accettato alla fine, dico beh, vediamo, facciamo il moderatore con un amico e un personaggio che per quanto riguarda questi eventi ha già un suo curriculum ed è una persona, un organizzatore molto collaudato come Natale Princi, il quale ha già organizzato diverse edizioni del Memorial intitolato al grande Minore Itano, che si svolge ogni anno al teatro Cilea di Reggio. Ecco, io il resto lo lascio dire a Natale, poi se i colleghi hanno delle domande magari vedrò di fare un po' il vigile urbano come quello che orienta il traffico in base alle richieste e alle domande che ci saranno. Piacere presentare questa serata, è un grande piacere soprattutto aver riconfermata la fiducia di Natale nei miei riguardi, che ha creduto in me. È la prima volta che sono a Palmi, pur essendo calabrese, devo dire, una bella cittadina. So che questa festa, come nel mio paese, è una festa molto sentita. Io sono di Mammola, San Nicodemo, quindi riesco perfettamente a calarmi in questo ruolo. E sarà un piacere, spero che sarà una serata ricca di emozione, allietata dalla musica, con nuovi talenti, e sicuramente da parte mia ci sarà il massimo. Vi ringrazio. Io voglio semplicemente dire che per un assessore al turismo e allo spettacolo, nella fattispecie sono io, avere un partner come Natale Princi è veramente un sogno. Devo dirlo, perché oltre ad essere un imprenditore di successo, una persona estremamente capace in tutto ciò che fa, è anche una persona in questo campo estremamente competente, un grande appassionato di musica, un grande organizzatore, che oltre a mettere in campo risorse, come diceva il sindaco, economiche anche importanti, ma soprattutto mette in campo questa straordinaria capacità e questa grande passione che trasmette anche a chi sta accanto a lui, e mette in campo appunto una grande passione e una grande professionalità. Quindi sono certo, è stato un piacere lavorare con lui, perché ci siamo visti più volte, abbiamo, diciamo, sotto la sua guida, devo dire, quindi per me è stato anche, come dire, educativo come assessore allo spettacolo avere il piacere e l'onore di stare questi 2 o 3 mesi, perché il progetto parte già parecchi mesi fa, e quindi spero di conoscere 1000 Natali nella mia vita e nella mia carriera di assessore, spero sia
più lunga possibile, ma purtroppo devo dire che se mi guardi in giro solamente tu ci sei, quindi dovrò rassegnarmi tra virgolette ad avere te come partner in questa avventura, poi tutto il resto lo lascio dire agli altri interventi. Volevo solo ringraziare ed esprimere questo mio sentimento di gratitudine assoluta. Grazie. Tutto qui. Beh, mi pare che stiamo concordando tutti, avete stipulato la vostra polizza d'assicurazione. Esatto. Incaricando Natale Ricci e Rita Ferraro, che io ho visto intanto Rita se illustri, scusate, tutti gli artisti che si sembreranno a Palme egregiamente con grande nei contenitori televisivi da tanto tempo, ma è una linea che paga perché intanto da stimoli e motivazioni a ragazzi che magari sono alle prime armi, però hanno delle qualità, hanno delle possibilità di farsi strada. Tante volte chi ha delle qualità non ha un qualcosa a cui agganciarsi, quindi l'occasione è buona, cioè, ripeto, in una città che ha che lo sottolinea. Si parla in tutto il mondo, credo che di Palmi si parli dall'antichità, è l'antica Taureana mi pare, no? O Tauriana, no? Adesso non vorrei sbagliare la pronuncia, quindi città di tradizioni nobilissime e queste tradizioni continuano ancora oggi, ci sono dei nomi che sono l'orgoglio di tutti noi calabresi, tra i cittadini che hanno dato lustro a Palmi e che in questa città sono nati. Natale, devi aggiungere il resto, io dico avete stipulato la vostra polizza di assicurazione. Sì, allora dunque presenteremo questa serata io e Francesco Capodacqua, e aprirà Walter Cardopatri con un monologo, poi le corde libere del maestro Calcarano con Francesco Capodacqua, Funiculì Funiculà. L'Orchestra Moderna Mediterranea, direzione e arrangiamenti del maestro Pasquale Campolo. Gli artisti che si esibiranno saranno Marica Fortugno, che ha partecipato a The Voice con Francesco Renga, Francesca Scione, sempre The Voice con Emi Schilla, Mirko, The Voice, Renga, Laura Ciriaco, The Voice, Renga e Cristina Scabbia, Santino Cardamone, che ha partecipato ad X Factor, Renda Raffaele, Sanremo Young con la Clerici, Chiara e Martina che hanno partecipato a Ti lascio una canzone in Eurovision, Scarcella Giulia che tra l'altro è la più piccola delle cantanti perché ha solo 10 anni, che ha partecipato a Castrocaro, vari festival, Foti Micaela a Sanremo, Fabio Curto sempre a The Voice che è tra l'altro un vincitore, Borgese Tania, The Voice, con Raffaella Carrà e Francesco Capodacqua, che invece ha partecipato ad Amici. E ringrazio tutta la città di Palme, ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore. Io ogni volta che vengo a Palme mi trovo bene, quindi giustamente ritorno sempre volentieri. Abbiamo cercato di coprire tutte le facce musicali, perché come avete detto voi sindaco, ognuno c'è il cantante sempre storico, noi abbiamo stravolto tutto. Quindi vi ringrazio e vi dico grazie per avermi dato l'opportunità di poter lavorare a Palma ancora con voi. Grazie a te, grazie a te. Ci sono domande grazie da parte.